Si deve dimettere la Boschi? Noi vediamo con favore la mozione presentata di sfiducia al ministro Boschi. È tanto vero però che non si può limitare la responsabilità di quanto accaduto, quanto sta accadendo e sta emergendo dalla questione banche, dalla Banca di Etruria alle altre tre banche che il governo ha salvato gli istituti ma massacrato i risparmiatori con un decreto. C'è una responsabilità politica di tutto il governo, ovviamente del Presidente del Consiglio, e se venissero confermate le voci dell'inchiesta, dove ci sarebbe un rapporto strettissimo tra Renzi e la dirigenza, in particolar modo di Banca di Etruria, addirittura rapporti che vedono diciamo connessioni tra questi dirigenti e le fondazioni vicine al Presidente del Consiglio, beh, penso che sia una cosa gravissima. Oltretutto voglio ricordare che c'è un Però lei decreto. dice se venissero No, confermate, ma infatti, ma quindi. in contemporanea però c'è un altro fatto, per quello noi presentiamo la mozione di sfiducia a Renzi. C'è un decreto legislativo, il decreto 180, che nella sostanza va a rivedere tutta la norma sulla richiesta di risarcimenti e soprattutto risarcimenti che devono essere chiesti ai responsabili di questa truffa che è stata fatta a dei risparmiatori, che nella sostanza esclude dalla possibilità di richiesta di risarcimento diretto gli stessi truffati, ovvero in particolar modo in questo decreto 180 si cita che soltanto il commissario della banca o, se non fosse stato nominato, un soggetto indicato da Banca d'Italia può esercitare l'azione di riscossione. Si esclude di fatto i risparmiatori. Una cosa gravissima, è stata rivista con un colpo di spugna la possibilità di rivalsa legittima, sancita dalle leggi di questo Stato, tutelando chi ha amministrato in questo modo queste banche.